Eccoci al nostro appuntamento settimanale con In dialogo con l'Europa. L'Europa è lontana, è per molti un oggetto misterioso e mio compito, mio dovere, che sto vivendo questa bella, straordinaria esperienza al Parlamento europeo da pochi mesi, è quello di raccontare l'Europa anche nel mio territorio. Uno degli argomenti centrali in discussione oggi nella mia commissione, che è la Commissione Ambiente e Territorio, è il tema dell'economia circolare. Come uscire da questa crisi economica, finanziaria, anche di valori, di ideali, di prospettiva, di fiducia e di speranza? Quale Europa? L'Europa come piattaforma commerciale, dove si comprano e vendono dei prodotti fabbricati da altre parti, o l'Europa come penso io, come la pensiamo noi italiani, capace di produrre, l'Europa della creatività, delle piccole e medie imprese, l'Europa che fa dei prodotti di qualità e che li esporta nel mondo, e la Romagna è un esempio di questo modello di produzione e di lavoro. Ora, economia circolare, questo è il tema. Perché? Perché il fai da te e l'usa e getta ha fallito, non ha senso. Noi dobbiamo produrre, e questa è la sfida, per durare, dei prodotti che durano nel tempo e che poi possono essere recuperati, riciclati, rigenerati a fine vita. Ecco quindi la legge europea della regione Emilia-Romagna, per esempio sui rifiuti, la riduzione della produzione dei rifiuti pro capite a meno di 150 kg per abitante all'anno, una raccolta differenziata al 73%, il recupero di rifiuti al 70%, cioè questi sono gli obiettivi che la nostra regione si è data e che sono in linea con la sfida europea. Io ho presentato al Parlamento europeo un'interrogazione sul tema dei sottoprodotti. C'è una difficoltà. Molte aziende, molte imprese spesso sono sottoposte a dei contenziosi dal punto di vista legale proprio su questo tema. Alcuni scarti di lavorazione, se definiti sottoprodotti, possono essere recuperati, riciclati, e in questa catena ci sono nuovi e validi posti di lavoro. Quindi distinguere bene fra rifiuto e sottoprodotto, e questo ho chiesto alla Commissione europea. Abbiamo di fronte poi la sfida sui cambiamenti climatici, la conferenza di Parigi, COP21, e lì il tema è limitare l'aumento della temperatura, il riscaldamento globale sotto i 2 gradi centigradi. Bisogna raggiungere questo obiettivo perché fra i migranti, le persone che si spostano in cerca di migliori condizioni di vita, ci sono anche i migranti climatici. Se ne parla poco, spesso si considerano le persone che si muovono per la guerra, il terrorismo, la povertà, ma si stima al 2030 200 milioni di persone di rifugiati cosiddetti climatici. Quindi lavoriamo perché la conferenza di Parigi ottenga dei risultati vincolanti, stringenti. Creiamo il fondo di 100 miliardi di dollari all'anno per sostenere i paesi in via di sviluppo per gli adattamenti climatici. L'Europa si è dato degli obiettivi vincolanti anche su questo: ridurre del 50% le emissioni di CO2 di gas serra rispetto ai livelli del 1990 e investire sulle energie rinnovabili. D'altronde il recente scandalo della Volkswagen, 11 milioni di auto coinvolte, valori spesso superiori al 40% rispetto a quello dichiarato, un danno di 18-20 miliardi di euro per questa casa automobilistica, dimostra come bisogna cambiare modello di sviluppo, bisogna lavorare perché il clima, l'ambiente non sia nemico dello sviluppo, della crescita, del futuro, ma sia un motore invece dello sviluppo. Ho presentato da questo punto di vista un'altra interrogazione. Noi siamo una terra dove la bicicletta la fa da padrone. Per incentivare la mobilità ciclabile, 15 minuti di bicicletta al giorno, 100.000 morti in meno all'anno per malattie legate alla sedentarietà.
quindi promuovere, incentivare piste ciclabili, percorsi, sostegno alla mobilità ciclabile. Queste sono solo alcune azioni in campo. L'idea è questa: continuiamo a produrre, la ricetta non è la decrescita, andiamo avanti ma in modo diverso.